Zombie Apocalypse. Ciao raga, come va? Spero bene. Nuovo video acquisti di nuovo, sì, perché ho fatto un altro acquisto. E niente, volevo fare questo video con voi sperando che vi piaccia. E nulla, se così fosse, mettete un bel pollice all'insù, un commento e attivate la campanella. Allora, niente ragazzi, questo era la busta dei miei acquisti. Cosa si vede? Sì, si vede? Sì. E niente. Allora, dunque, questa è la... Questo è il pantalone, anzi me l'ho misurato, non ho fatto la foto, ma non importa. Questo è il pantalone per andare in palestra, perché ne ho preso uno per andare, quello che vi ho fatto vedere l'altra volta, e il pantalone per andare a ballare, la tuta per andare a ballare. Io ho preso un altro tipo di tuta che non mi ricordo la misura che porto, però vabbè, questa è, si vede così. E poi la maglia è un altro tipo di maglia, non è con gli strass ovviamente. Allora, la maglia è questa, che ha lo stesso fiocchetto da questa parte. Come l'ho messa così? Ok, scusate. Allora, ha il fiocchetto di qui, come potete ben vedere, al di dosso del busto, qua. E poi qua è tutta bella disegnata, vedete? Che è disegnata. È carinissima, adoro. È un po' scollatice di qua. Ha un collo un po' scollato, ma me la mani può fregare di meno. E quindi, ovviamente, la... come si dice? La cerco di essere più... Cioè, cerco di portarla più carina che posso. È molto bella e mi piace veramente tanto. Sì. Anzi, poi non so se la lavo o la metto. Ma anzi, prima la lavo. Però adesso la rimetto qua dentro. Poi in un secondo momento la metto la matrice. La dovrei mettere a lavare. Un momento la lascio dove. Tanto poi lavare ci penso un secondo momento. Prima di portarla in palestra. Perché oggi è venerdì, sabato, domenica. E poi c'è, scusate, mi sono venuta addosso sulla telecamera. Allora, poi domenica c'è vabbè, domenica è festa. E poi c'è il lunedì dopo domenica. Quindi vabbè, niente. Sì, mi sono tutta truccata, ma adesso ho un po' il trucco sfatto, quindi ce l'ho da un po' di ore. Non te lo faccio, è inutile che ve lo faccio vedere, perché tanto il trucco è andato bello che farsi venire. E sì ragazze, e nulla, ancora non ho provato i prodotti che vi devo far vedere, che vi devo dire. Aspettate un attimo qua. Ok, allora niente, per paura che mi cadesse i contornucchi della Lancome, l'ho sistemato meglio. Allora, i prodotti della Douglas devo ancora testare, ma penso che mi piacciono. Per quanto riguarda invece i prodotti Lancome, quell'altro delle unghie, stesso, devo provare tutto. Poi vi farò sapere, ma magari li provo. Intanto sto cercando di terminare questa della Vichy, perché poi la devo riacquistare. Non subito, perché ho altre priorità in mente da acquistare, ma non subito appunto. Al momento ho Nivea in bagno, e Nivea appunto la devo, come si dice, sì, la devo, addio, non mi viene in mente come dire, insomma, la devo terminare, la devo finire, se no non ce la faccio più. Ce n'è ancora un barattolone bello fitto così, bello grosso così, non è tanto grosso, una cosa così, vabbè, ce n'è tanta di crema ancora, però la devo finire.
finire si fa per dire perché chissà quanto ne avrò. Vabbè che io le creme viso me le mangio, non sempre, ma ci sono dei periodi che vado a go-go con le creme, vado a tutto andare con le creme. E niente, cosa dirvi? Nel frattempo, come si dice? Sono in pigiama, ma il resto sono bella che non so se si vede. C'ho qua, vedete? Sì, questo è il mio ginocchio, avete visto? E sono con, come si dice, con i pantaleggings, non so se si notano, non si vedono, vedete? Pantaleggings e pigiama. Non potevo fare di meglio col pigiama. Oddio, stavate cadendo. Molto bene. Molto bene. Ok. Pantaleggings e pigiama. E basta, ragazze. A parte le pantofole, che è inutile che ve le faccio vedere perché l'avrete visto migliaia di volte. Allora, ho già la valigia della palestra qua, vicino a me. Ve la faccio vedere, anche se non c'entra niente col video, questo è anche il video, che c'è, dai. Questa è la mia, come si dice, la mia valigia della palestra, e vabbè. E più là invece c'è la busta dove ho messo la tuta per ballare, per andare a ballare. E niente. Sì, questa ragazza non è solo un video, questo è un videoblog fatto in casa. Appena posso, se riesco a uscire fuori, se riesco, che parolone che sto usando, come se mi trattenessero in casa, no, ci mancherebbe altro. Quando esco fuori, se non ho altri impegni più importanti di YouTube, provo a fare qualche vloghino uscendo di casa. Non lo so. Provo a riprendere solo a me, senza famiglia, senza riprendere gli altri. Però voglio provare anche a riprendere non solo a me, ma anche a 3 persone. Non lo so, non credo. A meno che non faccio di quei video tipo che fa Francesca Life, che si riprende solo lei, o anche altre cose, non lo so, vediamo. Perché adoro un mondo i video. Amo Corazon dal mio cuore. Le tre cose prove. Il video vlog di Francesca Life, troppo brava. Francesca Life si chiama, pare di sì. Sì, mi sa di sì. È troppo brava con i suoi video, adoro. Vabbè, lei è siciliana, ma io adoro i siciliani in particolare. Oddio, si sta pure scaricando la batteria. E niente. Non lo so, ragazze mie, boh. E nulla, comunque oggi mi sono truccata con poco niente, ovvero dove ho messo qua la mia benedetta pochettina, la pochettina, eccola qua. Ho utilizzato, levo da qua i pennelli, il fondotinta della Essence, vedete che mi sto trovando stra bene, non vi dico altro, però vabbè. Ovviamente ho messo la mia crema Nivea, poi ho utilizzato il correttore, dove l'ho messo, eccolo qua il correttore, la matita per fare le sopracciglia e un'altra matita per gli occhi, questa qua per gli occhi della W7, quella nera, questa palette qua, che cos'è sta roba? Ah, ok, ho dato un capello avevo, che ovviamente si è attaccato. Aspettate un secondino. Ah, ecco, si era incastrata dall'apertura della palette. Comunque, questa è la palettina di Pink Panda che mi ha omaggiato con tanto amore e fiducia, soprattutto la Rita Cosmetica. Adoro tantissimo. Grazie, Rita. Ancora questa palette la sto usando come se non ci fosse un domani. È troppo bella, adoro, bellissima, vedete? No, vabbè, raga, non ce n'è come questa palette, è troppo bella. Cioè. Poi andiamo al dunque. Allora, andiamo al solito, che qua c'è tanta ciccia al fuoco. Correttore della L'Oreal Infallible 327 Cashmere. Spugnetta per applicare il fondotinta e correttore. Bronzer della Essence. Essence, sì. Colorazione prima natural.
prima colorazione naturale e anche questa fa una bella contouring, come si vuol dire, non so come dire, però è quello, è contouring, anche una bella colorazione. Sì, lo so, vedete il buchino perché c'è il buchino. La sto quasi, non l'ho ancora terminata, ma vabbè. I blush sì che lo sto terminando quasi, ma tanto altre trousse dove oddio, dove cercare di utilizzare altri blush. Questo è no, scusate, il blush stavo un po' impappinandomi, ceppandomi. Rimmel Maxi Blush, della, appunto, Rimmel, vedete? Che bel bucozzo che c'è. Già, lo so. Mi sta piacendo tanto sto blush. È un po' pigmentatello, però fa la sua bella parte. Mi piace, dai. Allora, come colori di questa palette ho utilizzato, ve la faccio rivedere, perché scusate, non vi ho detto cosa ho utilizzato. Questa qua, insomma, questa tutta questa parte qui. Questa qui no, ma queste sì. Vabbè, questa ogni tanto lo utilizzo, non sempre. Però se vedete che questi qua sono tutti quasi scavati, per non dire scavati in quanto, in tutto, perché li sto usando veramente tanto. Eh sì, ragazzi, mi stanno piacendo. Già, mi stanno piacendo, ma mi stanno piacendo veramente tanto. E niente, ragazze, poi anzi, no, con l'altro, aspettate, con pennelli da blush ho utilizzato questo per la terra e questo per sfumare e anche picchiettare il pennello, l'ombretto, scusate, l'ombretto, vedete, uno qua e questo qua per terra e bronzer, che uno ovviamente ci tengo a ripetere con i propri, come dire, con i propri, come si dice? Oddio, non veramente, con i propri pennelli ci fa quello che le pare. Non c'è bisogno che ognuno dice no, il pennello non è esatto così, non lo usate cos'ha, non lo so, fate così. Ognuno, ribadisco, con le proprie cose si fa quello che l'utilizzo le pare, ovviamente. Già. E nulla, ragazzi, questo era tutto. Io non voglio andare oltre, ma vabbè. Ci sto che vado oltre, perché mi piace divertirmi a fare tanti video. E nulla, già. Io non lo so, volevo fare tanti altri video, ma non so quanto riuscirò a fare altri video. Allora, raga, provo a farvi quel video lì, anzi, non a farvi. Insieme a questo video vi registro altri video, acquisti e quant'altro, un mischio vi faccio. Siccome che ho terminato un bel po' di prodotti, non lo voglio farvi vedere in un altro video. Vi faccio vedere che ho finito il mio amato, nostro anzi, amato Texal da 1500 ml di prodotto, che ha un profumo delizioso. Delizioso è una parola forte. Sto pure perdendo. Buono. È un po' stucchevole, ma non è male per niente. Poi, due Listerine ho terminato. Sì, due Listerine. Uno bello cicciottoso e l'altro. Allora, uno costava 5,39 euro, un po' caro, e l'altro 6,90 euro. Tutti e due molto buoni e efficaci. E hanno fatto veramente una buona alito profumato, anche se fa schifo a dirlo, ma è la verità. Ah, un altro ne ho preso di Listerine che ho terminato. Sì, non erano due, ma ben tre. Questo è più grosso, più boccettone, più grosso. Più boccettone, il più grosso boccettone. Non so parlare, ragazzi, ma fidatevi che questo è il più cicciottoso che. Ecco, vedete? Già. Questo è costato? Non lo dico. No, vabbè. Non lo so, non lo posso dire perché non me lo ricordo, ma fidatevi sulla parola. Poi ho terminato. Questi due balsamo e shampoo della Splendor. Vedete? Splendor. Molto buoni. Non so più dove mettere la roba. Poi ho terminato un altro intimo e l'altro l'ho lasciato in bagno perché l'ho quasi terminato, ma penso che sia lo stesso, non ne ho idea, penso di sì comunque. Della Venus, anche questo era da quanto? 200 ml di prodotto e anche questo top. Ah, mi è piaciuto davvero da matti. Igienizzavo anche altre cose, ovviamente, non solo il Poponzi, ma anche altre cose che qua non vi rivelo perché non sa mai che la gente sia un po' maniachetta, ma vabbè.
Colgate. Colgate, questo è dentifricio che ho di là in, ca in, sì, in camera, ciao, in bagno ed è molto buono. Niente ragazzi, allora qua ho terminato di tutto di più e mi è strapiaciuto quello che vi ho fatto vedere. Anzi, speriamo bene che non mi abbandoni il telefono, perché voglio provare a farvi un'altra parte della mia vita quotidiana, dato che ne ho poco di vita quotidiana. Vita no, vita quotidiana anche ne ho poca, per modo di dire che non riesco mai a portarvi veramente la mia vita quotidiana, però vabbè, dettagli. E nulla. Ah, oggi vi ho messo innanzitutto, aspettate che ve lo prendo, questo tesorino, questo mio tesoro di profumo, che è molto buono, un dupe della Miss Dior, è fantastico, non so che dirvi, ma mi piace da morire. E fa parte del mio corazon, perché io amo questo profumo, è troppo buono. Voi direte, ma quanto te ne metti al giorno? Ma non ne ho idea, sinceramente, no, allora, non ne ho idea, ma sinceramente, ma come, non importa ben niente, basta che mi profumi e mi faccia evaporare anche l'odore di pulito che ho dopo la mia benedetta doccia body skincare, vabbè, quello che è, insomma, molto buono. E sono arrivata, guardate quanto sono arrivata, acqua, già, capitemi bene, acqua, già. Ce n'è 150 ml di prodotto, sì, vedete, qua, ecco qua, scusate le unghie, ma vi ho detto, appena posso le rifarò le unghie, non adesso, ma appena posso farò anche un video dove vi faccio le unghie, che non vedrete niente. Però vi voglio fare un video dove faccio le unghie, non lo so quando e come, anzi come lo so, con la telecamera, col cellulare. Però non so dove metterli, quindi sarà un bel pastrocchio dove mi metterò. E nulla, allora, questa è la scatola qui del mio benedetto portafoglio, che dentro vi era il mio portafoglio acquistato alla Maddalena. Vedete? Già, ci sta? Sì, qui ci sta. E lo metto qua dentro, qua sopra, anzi, già. Poi in un altro gattere di ultimi farò vedere cose nuove che non avete mai visto e le metterò all'opera. Sarebbero questi sponge, spugnette make up, queste specie di spugnette a forma di macaron, molto belle, mi piacciono. E farò un video sulla comparazione full face. Voglio fare una full face, non lo so però cosa riuscirò a fare. Niente, ragazze. Questo era tutto. Fatemi sapere se questo video è un po' mescolato, vi è piaciuto oppure no. Fatemi sapere soprattutto se vi... Vabbè. Come si può dire? Sì. Se vi è piaciuto soprattutto il mio video, vlog, barra, chiacchiericcio, acquisti, più prodotti beauty, una valanga di prodotti a non finire. Vabbè, cioè, ci siamo capiti. E niente. E questo è quanto. Già. Ebbene, sì. E nulla. Quindi, che dire, io adesso tra poco vi saluto, anzi vi saluto subito e non ci si becca in un altro videoclip. Voglio fare un altro videoclip, ma non so quando la farò. Quindi ci sarò dopo. Ok, sono le? Sono le, non lo so, vabbè, non importa. Ciao. No, stavo pensando cosa posso, dove posso portarvi per fare una clip. Se in sala, in cucina o in bagno. Ma in bagno tanto che me ne può fregare di meno. Se mi lavo la faccia, i denti no, perché i denti dopo un po' vi stufate. Quindi, no. Però ci tengo a ribadire, sì, è vero che andano tutte ste cacchio di visualizzazioni, ma è anche vero che prima o poi le visualizzazioni ce l'avrò, non lo so, non ne ho idea. Comunque,
Come dite voi, non ti fissare perché non ti fa bene fissarti, e avete ragione. Condivido in pieno quello che avete detto, però nulla. Vediamo cosa cambia su YouTube, vediamo. Io non voglio fare video troppo lungo, ma neanche troppo corto, quindi siamo già a 20 minuti di video. E niente. Intanto sto ammirando con tanta contemplazione i miei campioncini regalati da sé, da Duca. Sì, Sefra, ciao, stavo dicendo Sefra. Ma si può? Sefra, no. Douglas, sì. Da Douglas stavo contemplando nel frattempo con la mia contemplazione, stavo guardando che c'ero qua sotto, proprio sotto la vostra. I vostri occhi, cioè sopra sotto al cellulare, sotto la scrivania ancora. Quanti giri sto facendo? Comunque, sotto al tavolo dove sto registrando c'è questa benedetta busta di Douglas e dentro vi sono i campioncini. Capite bene? Perché mi piace avere tanti prodotti per poterli testare. Poi se qualcosa non va, la smetto subito, ovvero la stoppo il trattamento. Dipende se capisco il prodotto che mi può aver fatto male, il tipo di prodotto che mi può aver fatto male, cerco di stoppare il trattamento. Ovviamente non voglio mettere troppi prodotti in mezzo perché già ne ho una fila, una caterva enorme di prodotti qua a non finire. Voglio capire bene quali poter mettere in uso, quali lasciare ancora sigillati, chiusi. Oh no, mamma mia, ma perché li puoi chiusi? Chiusi! Va bene, dai. Ragazzi miei, nulla. Allora, aspettate un secondo. Sto pensando se poi voglio portarti là oppure no, ma c'è la televisione troppo alta, quindi voi non sentirete? Una mazza, infatti, bravissime. Una mazza, quindi no. Il bagno non mi va perché non mi piace che poi dovete subirvi allo stesso tempo. Insomma, come nel brutto dire. I miei sputacchiamenti del dentifricio e delle cose, no, è solo sempre brutto a dire, ma è la verità. No, non fa che devo per forza portarvi in bagno a lavarmi i denti. Sì, la faccio, ok, è un modo per farvi vedere che testo i prodotti, ma ho visto parecchie ragazze che fanno questa roba. A me, boh, non voglio auto, come si dice? Sì, scusate la televisione, ma raga, non ci sento un cavolo, mia nonna ci sente, ma ci sente ora che sente. Comunque, vi stavo dicendo, sì, ho visto molte ragazze che fanno la sua skincare lavandosi i denti. Ora non voglio autocriticare a me stessa perché lo fanno altre, ma perché, boh, molte lo fanno, ma lo fanno con un buon editing. Io l'editing lo faccio o non lo faccio, cioè. Lo faccio, ma non lo faccio bene l'editing. Ecco perché non è tanto il massimo l'editing che faccio io. Già. E ve lo dico perché non mi fa impazzire a me quando pubblico i video. A me i miei video mi piacciono, però devono piacere anche ad altre persone. Dico, non per forza, ma un minimo. Spero che vi piacciono. Già. Bene ragazze, allora. Boh. Va bene, dai. Ora. Boh. Sto pensando di montare il video, se lo monto al telefono o dal computer. Ma no, dal computer poi ogni volta mi tocca di stare lì ore a coso. Come che si dice, ah? Sì, avete capito. Che devo stare lì ore a controllare
se il caricamento sta andando bene o se sta andando a farsi friggere. Poche parole. Già. Ma sì, dai. Proviamo a montarlo da computer, ma non adesso. Un altro momento, ragazze. Per adesso vi porto in bagno, me lavo i denti e ci vediamo dopo, dai. Mi faccio una comilla. Ti ho detto che mi faccio una comilla. Oh no, mi faccio una comilla, faccio una comilla. Oh, mi senti? Una comilla, ho detto, non le comincio la comilla. No, ne abbiamo per fome di comilla, ma stiamo qui, è pieno. Oh, oh no. È pieno! Di camomille ne abbiamo! Ha capito? La rete 4 c'è! L'ho detto, la camomilla, la emo! Canale 5 o rete 4, ok, meglio! Non mi lamento! Non mi lamento! Scusa, eh. Una mi serve qua.
Oh! Bah, I don't know why. Allora, rieccomi qua, dunque. Ora vi saluto veramente e ci vediamo domani. Buonanotte a tutte e a tutti. Ci vediamo domani in una nuova serie, nuova, tipo, non lo so come dire, in una nuova giornata. Perché oggi è già tardi, quindi voglio augurarvi una bella, buona, serena notte. E ci vediamo a presto in un video. Ciao e a domani mattina, perché non so se riuscirò a fare video o cosa, quindi niente, ciao, like, commento, attivate la campanella se vi iscrivete, ciao, 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 buonanotte a tutte, ciao.